Buongiorno, siamo a Roma e Fidelity 2022 con Fulvio Cecconi, titolare di Gruppo Garman, punto vendita in Roma in via Boezio. Fulvio, come sta andando secondo te quest'anno anche rispetto all'anno scorso di cui tu sei stato protagonista? Ciao Franco, ben trovato. Beh, molto bene. Ho avuto sensazioni negative questa mattina dove non vedevo gente all'ingresso, invece appena è scoccata l'ora magica c'è stata una sorta di invasione. La nostra saletta è sempre piena, anzi ci tocca mandare via un po' di persone, nonostante quest'anno ci sia la possibilità di far entrare il doppio delle persone dello scorso anno. Quindi abbiamo circa 16 persone per turno e niente, poi non se ne vogliono andare, quindi bisogna piano piano accompagnarli fuori, però la risposta anche quest'anno è molto molto positiva. Sì, almeno diciamo per questa prima giornata, che ovviamente ancora non è terminata. Certo. E per quanto riguarda l'anno scorso c'erano stati problemi per colpa del Covid, quest'anno come state risolvendo? Cioè ci sono proprio gli stessi problemi, avete limiti? No, non ci sono stati segnalati limiti. Molte persone utilizzano ancora la mascherina, giustamente, non è un obbligo imposto dall'albergo, però vedo la gente molto più serena e più tranquilla, quindi le demo stanno andando veramente molto bene. Noi, come diciamo ogni anno, siamo una mosca bianca sul discorso della videoproiezione, vedo che piano piano si sta allargando questa cosa, però sta andando veramente molto bene. Passiamo alla parte più significativa, sì, che è quella della descrizione dell'impianto. Certo. Ci puoi raccontare un attimo cosa presentate quest'anno? Perché l'anno scorso mi ricordo che avete presentato sempre un impianto Dolby Atmos con diffusori Definitive Technology, sì, e il videoproiettore però era l'Epson. Sì. Quest'anno invece cosa presentate a Roma Fidelity? Beh, abbiamo alzato un pochino il livello come tipologia di proiettore, siamo andati su un Sony, il nuovissimo XW7000, proiettore da circa 15.000 euro con 3200 lumen, quindi comincia a essere un prodotto laser di ottimo livello, uno schermo Screenline 16 noni con tela ad alto contrasto e un impianto Marantz Cinema 40, un'anteprima qui a Roma, uscirà sul mercato verso febbraio, e un integrato per capirci. E da parte audio abbiamo le Polk Audio Legend nella serie 800 frontali, il relativo centrale e i due surround L200. Non abbiamo voluto fare Atmos, che abbiamo voluto venire un po' più incontro agli audiofili che amano vedere casse importanti, e quindi per quest'anno abbiamo cercato di fare un impianto meno cinema ma più prestazionale, ecco, questa era. E appunto poi le elettroniche, abbiamo un lettore Revon Blu-ray 4K, lo Zidoo che fa da media player, e c'è Gianluca Di Felice di HD Blog che gestisce la presentazione insieme a Roberto Pedrazzini di Marantz Italy, e stanno palleggiandosi gli utenti che vengono mano a mano all'interno della nostra sala, divisa in turni, dovevano essere turni da 20 minuti, poi purtroppo erano troppo pochi, quindi piano piano ci si è allargati verso i 30-35 minuti a sessione, che sono sufficienti in questo caso. Grazie mille a Fulvio Cecconi. Grazie Franco, un saluto anche a Emidio e a V Magazine. Ciao.